Le fatiche dei lettori non terminano mai. Com'è andato questo tour? Ma è andato molto bene come sempre. Io sono grato per questa iniziativa perché stimola valori positivi, valori che cercano di guardare al futuro con entusiasmo, con coraggio e al tempo stesso anche non dimenticandosi mai che non siamo da soli e che nelle comunità universitarie, così come nella vita, l'importanza di essere insieme a tante altre persone che hanno fiducia in noi e dalle quali possiamo anche imparare tanto, credo sia una delle cose più belle della vita universitaria. I nostri giovani ci stanno insegnando tanto, quindi nel rapporto che c'è tra gli studenti, i professori, il personale tecnico amministrativo, si crea veramente uno spirito di comunità e quando qualcuno è in difficoltà credo che debba guardare avanti con quel coraggio che è anche la forza che deriva dall'essere insieme agli altri. E questo è un messaggio molto positivo, specialmente in questo periodo di pandemia. Abbiamo fatto questo tour insieme, io ho seguito la tappa di Parma, ma l'abbiamo fatto volendolo fortemente anche in un momento in cui la presenza fisica non era possibile, ma abbiamo mantenuto i legami e questo è fondamentale per sentirci sempre insieme agli altri e credo, spero e sono convinto che il prossimo futuro con la ripresa anche della presenza fisica sarà per noi una scommessa nuova e anche un percorso esaltante per il nostro futuro. Quindi grazie davvero, non ci ferma nessuno, non ci siamo mai fermati e andiamo avanti insieme con grande coraggio. Grazie. Grazie rettore, io la ringrazio per aver partecipato a questo momento che è un po' di sintesi. Mi auguro di poterla abbracciare quanto prima perché l'Università di Parma è un'università alla quale tengo particolarmente, che mi ha riconosciuto delle cose bellissime nella mia vita e quindi sono molto legato a voi. Il cuore d'amore della nostra università. Esatto, quindi cercherò di fare del mio meglio per meritarmi questo riconoscimento che mi è stato conferito. Quindi grazie, grazie di cuore. Assolutamente, davvero. L'aspettiamo qua, l'aspettiamo qua.